Presidente, entrano nel vivo le manifestazioni della Settimana Santa di Cianciana. Oggi, diciamo, è un momento importante per la vostra comunità. Sì, è importantissimo, anche perché questa sacra rappresentazione a Cianciana, già diciamo che P3 parlava che nel 1840 già Cianciana veniva messa in scena il martorio dell'Orioles, quindi va oltre la tradizione della rappresentazione della passione vivente di Cristo. L'associazione ormai cerca di tramandare questa manifestazione anche ai giovani, infatti quest'anno ci sono numerosissimi giovani che partecipano e secondo me negli ultimi 30 anni abbiamo superato il record di partecipanti, siamo intorno a 200 circa. E abbiamo alcune novità: il giovedì sera ci sarà occhio di instaurazione, quindi dell'Eucaristia, abbiamo messo delle scene nuove come il discorso della montagna con le beatitudini, Gesù nel Tempio e un dialogo che ha Gesù Abba. Senti, quest'anno abbiamo anche gli uomini che cantano i lamenti durante il percorso. Sì, il gruppo elementatore il venerdì mattina durante la Via Crucis si esibisce con i canti tradizionali della Passione. Marica Sciurba è il Questa? regista di Sì. questo momento, se ce ne parla, ecco, quest'anno cosa c'è di particolare? Allora, quest'anno abbiamo tre scene nuove. Cominciamo con la prima, il discorso della montagna, dove sono presenti ben 51-52 persone sul palco. Quindi è una scena abbastanza ricca di personaggi. Poi dopo ci sarà il dialogo perché quest'anno ho voluto che Barabba finalmente parlasse, e quindi il dialogo tra Barabba e Gesù, e poi Gesù nel Tempio, che abbiamo già fatto comunque l'anno scorso, ma quest'anno è un'impostazione un po' diversa rispetto all'anno scorso, con altri 40 personaggi, insomma, dico delle scene abbastanza ricche.